Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Questa sera in diretta parliamo di un libro e ne parliamo con l'autore che è Antonio Derrigo. Questo libro è Rapinatore per gioco, è un libro che Antonio Derrigo ha scritto, già l'abbiamo avuto ospite, grazie di essere ancora con noi su Liberi TV. L'editore è a Nord-Est per la collana Biografie Controcorrente. Rapinatore per gioco è un libro, una storia, chiaramente una biografia particolarmente densa di, diciamo, di particolari umani, perché parla ovviamente di un rapinatore, ma di una persona che è affetta da una ludopatia, quindi da una patologia, una dipendenza dal gioco d'azzardo, e che si trova nella vita appunto a intraprendere questa attività collaterale che serve a supportare appunto questa vera e propria patologia, che è appunto appunto fare delle rapine. Però è importante, diciamo, è caratteristico questo libro perché appunto è una biografia. Peraltro poi ci dirà adesso Antonio, dopo questa rapida piccola introduzione, come è entrato in contatto appunto con Antonio Pennacchione, che è appunto il protagonista, e Paolo Pennacchione, Paolo. Paolo Pennacchione, che è il protagonista di questa biografia. È interessante perché questa parte intanto una biografia che parte dalla giovanissima età di Paolo e si sviluppa questa pian piano appunto questa ludopatia e si vede come poi spesso capita appunto in questi casi che va a influenzare tutti gli aspetti della vita di questa persona, tutti gli aspetti della vicenda umana delle persone, gli affetti, gli amori, il lavoro, fino anche appunto la diciamo fedina penale in qualche modo. Antonio, grazie di nuovo di stare qui con noi. Io do a te la parola per iniziare appunto con te a parlare di questo libro, proprio da come è cominciato, da come tu hai avuto contatto con questa vicenda, con questa storia vera particolarmente coinvolgente. A te la parola. Sì, io come sai, sì, sono stato qua altre volte con altri libri e quindi ti ringrazio tantissimo, ringrazio Liberi TV, ringrazio te per la tua capacità di entrare nelle storie e nelle vicende. E Liberi TV perché dà spazio, è veramente uno spazio libero di parola, di confronto, quindi è bene ricordarle anche certe cose che sembrano un po' scontate, no? Ma si chiama Liberi TV Facciamo il ed è per... possibile, facciamo il No, possibile. infatti, no, io vi ringrazio tantissimo perché lo sento intimamente questa apertura e questa capacità di stare insieme agli altri, che è quello che poi è anche lo scrivere, no? Stare insieme agli altri, stare insieme nella vita degli altri. E quindi, come per altre volte, questa è un'altra vita, racconto un'altra vita. Qualcuno, non so se su Facebook aveva scritto Antonio Derrigo, l'autore che racconta le vite degli altri. infatti, racconto le vite perché è una scelta interessante, è una scelta necessaria la mia, perché non si possono raccontare le storie, si racconta la vita, le storie le fanno o sui libri o le inventano, le storie si inventano, no? Invece noi raccontiamo la vita delle persone che hanno avuto una vita interessante, perché tutte le vite possono essere raccontate, ma ci sono alcune vite che sono interessanti e particolarmente drammatiche, particolarmente vive, sono vite vive, no? E Paolo Pennacchione è uno di questi, è talmente vivo come tutte le persone, anche i morti hanno delle vite vive, no? Sono dei morti, persone, non a caso ci fanno dei programmi sui morti, no? In Italia, le televisioni, perché anche i morti esprimono una vitalità, no? Una rabbia per cui quella vita è stata stroncata, no? E quindi scrivere la vita di un morto in effetti è renderlo vivo, e rendere vivo anche chi ascolta, chi guarda, no? Chi si pone di fronte alla vita di quella vita che non c'è più. Paolo Pennacchione c'è come vita, la sua vita viene interrotta la vita libera, la vita di chi è fuori come noi che viviamo la nostra esistenza più o meno da persone libere, però libere sicuramente di spostarci, di muoverci, di svolgere azioni quotidianamente, no? Incontrare delle persone. Paolo Pennacchione è in carcere,
è in carcere, quindi vive in carcere, la sua vita è in carcere. Ed è lì che l'ho incontrato. Io ho incontrato Paolo Pennacchione nel carcere di Ancona, perché ogni tanto mi reco in questi luoghi, se mi danno spazio, e porto dei lavori teatro, di poesie, insomma. E qui ho incontrato Paolo Pennacchione in una di queste giornate di incontro, no? Col carcere, incontro con chi vive la realtà del carcere. Paolo Pennacchione che fa? Molto giovane si accorge di avere capacità di organizzare eventi, di fare, cioè lui era portato ad aggregare persone all'interno di serate, è un ragazzo abruzzese e quindi organizza sul lido di Ortona, organizza serate di divertimento, danzanti e serate estive, quelle classiche. Solo che però a un certo punto in una di queste serate interrompe, cioè perde molti soldi e quindi deve recuperarli. E quando pensa al come recuperarli, incontra delle persone che gli suggeriscono di andare a giocare ai cavalli, perché è l'unica occasione, è l'unico modo, secondo queste persone, per recuperare i cavalli, per recuperare i soldi, andando a puntare in agenzia. E così fa anche Pennacchione, ci crede, si innamora, e poi scopre addirittura, non solo si innamora, ma scopre che quello è il suo mondo, è il mondo che lo sprona intimamente, lo sprona con un fremito, no, questo è poi la malattia da gioco, il fremito, la voglia di puntare, per, non tanto per arricchirsi, puntare per la gioia di vincere contro la sorte, no? Quindi vai Gianni. Diciamo che intanto ti invito a riavviare il video che si è bloccato. Diciamo che con questa questo accesso, questa iniziazione, se così possiamo dire, alla vita delle corse, delle scommesse e così via, sorge all'interno di queste persone, credo che sia una cosa abbastanza frequente in questo tipo di patologia, un altro ego, un altro io che trascende dalla forza di volontà, è più forte della forza di volontà ragionevole, che dovrebbe insomma in qualche modo far star lontano dai guai, insomma dagli eccessi, è incontrollabile e porta e trascina la personalità, l'individuo, verso una escalation praticamente sempre più in basso, sempre più drammatica. Si comincia nella storia, poi insomma si vede, si comincia col mentire alle persone che si sta vicini, le bugie alle persone che si amano, gli amori in famiglia, insomma, e parte appunto in escalation sempre più abbrutente, peraltro, fino appunto al discorso che poi ovviamente la perdita dei soldi è praticamente assicurata, perché poi insomma ci stanno i casinò, lo Stato e così via, che su questo ovviamente fa lucro, e fino a che appunto in qualche modo va compensata questa cosa, perché questo ego è più forte dell'impossibilità oggettiva di continuare a giocare, almeno legalmente, e quindi si arriva addirittura alla rapina, ad accedere appunto a questo sistema con un metodo che gli stessi giornali penso che abbiano definito Antonio e Paolo Pennacchione un gentiluomo, un rapinatore gentiluomo. Perché Antonio? Sì, perché Paolo Pennacchione, come tutti i giocatori, sono questi animi veramente in balia delle loro emozioni, delle loro intime perversioni verso questo mondo. E quindi lui è molto gentile verso il mondo che gli sta intorno, al di là quindi gioca, fa, dice, ma è molto disposto con grande apertura verso il mondo. Quindi quando ha necessità, perché lui sperpera da tutti i soldi, ha necessità di andare a compiere la prima rapina, si pone un codice di azione, no? E quindi dice, sì, io vado a fare questo, però non posso mica fare del male, perché lui non è cattivo, lui non è violento, lui non è un criminale, lui è veramente la vittima delle sue azioni, e quindi si pone il problema, come faccio ad andare in una banca, il primo l'ufficio postale, perché
si sperimenta anche lui come rapinatore. Rapinatore per il gioco, no? Rapinatore per il gioco è il titolo, perché appunto rapinatore per andare a giocare. E quindi lui si sperimenta e fa delle... cioè va in visita per vedere com'è la situazione ambientale, per fare, e vede questa signora che... questa signora un po' lenta nei movimenti, e si preoccupa di non farne del male, dice: ma non posso farne del male. Allora entra, quindi si fa tutta una serie di cose, un codice, una serie di punti, e quindi quando entra lui entra con grande scusa: signora, guardi, mi dia subito i soldi perché non voglio farne del male, perché io sono qua per non far male a nessuno. Insomma, si pone, cioè, è talmente, è ingenuo, è talmente, ed è anche letterario la cosa, no? Fa quasi ridere. E lui quindi si pone il problema di non fare del male, perché la sua volontà non è quella di far soldi, la sua volontà è di quella di recuperare dei soldi per poi andarsela a giocare subito, no? Immediatamente, infatti, fa la adrenalina, va a giocare e perde. E quindi il proposito è di non farlo mai più, di non farlo, però l'urgenza, perché lui non riesce a staccarsi dal gioco, non tanto dal crimine, è il gioco che lo possiede completamente, e quindi non può fare a meno di ritornare a fare rapine con lo stesso mezzo, con lo stesso significato, con grande rispetto verso i clienti. Tant'è vero che lui prima pensava di fare, di chiamare il libro solo soldi assicurati, perché c'è solo i soldi versati dal cliente, da quello che è in banca, no? Il cliente oppure la persona che porta deposita qualcosa. Lui dice: sono assicurati, sì. Cioè lui si assicura prima di fare il colpo. Senta, se sono assicurati bene mi riprendo, se no se li tenga, perché non li voglio, non mi pertengono, quindi li porti a casa sua, ai suoi figli, insomma, a questa modalità, a questa governazione. E peraltro in questa storia si sviluppano una serie di incontri umani. Intanto dobbiamo dire una cosa che secondo me è caratterizzante, anche quella, che questo è un ragazzo, perché la storia comincia molto presto, da un punto di vista anagrafico, diciamo parte dalla provincia abruzzese, quindi lui è di Ortona, i primi contatti insomma sono in quell'ambiente, peraltro in una famiglia che è già devastata da una serie di traumi da un punto di vista umano. Ha perso due fratelli, poi nel corso della storia vedremo che anche la madre si ammala, cioè, ci sono dolori anche per quanto riguarda la madre, perché si ammala di un male molto grave, per fortuna data peraltro per quasi per morta, e invece per fortuna ancora in vita. Quindi insomma è una infanzia, in qualche modo adolescenza, che è stata segnata da alcuni dolori importanti, e in questa storia ci sono appunto degli incontri. Uno di questi incontri, che poi ha aiutato anche te nella scrittura di questo libro, e che un po' ci introduce in un altro ambiente che è di quelli appunto collaterali a tutta questa vicenda umana, che è l'ambiente carcerario, è l'incontro con Jorge Real, che è un detenuto. Ecco, chi è Jorge Real e in che modo in questa storia, che appunto è un coautore di questo libro, in questa storia ha avuto un ruolo? Jorge Real 2 anni fa o 3 anni fa è uscito in Italia con un libro molto importante, la sua autobiografia, pubblicata da Longanesi, Il volo del silenzio, un libro bellissimo. Questo, lui è venezuelano, nasce in una famiglia per bene, diciamo, anche lì con strane vicende che nel libro sono raccontate, nel suo libro Il volo del silenzio, e poi si innamora del volo, dei voli, e quindi fa il ragazzo di strada, prima il nigno di rua, poi si mette in testa di dover fare il pilota, e alla fine riesce, quando sta per fare il pilota quando impara a fare il pilota grazie a un amico che lo introduce, incontra un signore anzianotto che gli dice: guarda, io sono un mobiliere internazionale, mi puoi accompagnare a Caracas perché mi serve? E lui dice: vabbè, ti accompagno. Invece lo stava solo provando per vedere se era bravo a fare dei voli un po' in emergenza, perché era mobiliere ma era anche il capo dei narcotrafficanti mondiali. Era un signore anzianotto, lo porta da Escobar, e quindi fanno questi voli dentro la foresta
sopra l'Amazzonia, insomma, lì, le foreste boliviane, cioè, e quindi per vedere se e lui è capacissimo, quindi lo pagano molto bene, tanto che lui arriva, Jorge Leale arriva a crearsi una sua linea aerea e fa questo, fino a quando poi partecipa a rivoluzioni nell'Honduras, nel Centro America, personaggio molto interessante. E però sì, è un po' a favore dei guerriglieri, un po' trasporta droga, un po' qua, un po' là, alla fine a livello internazionale viene arrestato, anche in Italia viene arrestato, e poi in Spagna, e quindi a un certo punto in Spagna viene recluso definitivamente nel carcere di Huelva. E nel carcere di Huelva arriva Paolo Bennazzone, cioè la vita è bella, no? Gianni, si incontrano queste vite stranissime, e Paolo Bennacchione, come lo vede, perché lui è molto colto, io Jorge, perché appunto veniva da una famiglia di persone abbastanza colte, insomma, poi ha fatto per scelta, si è allontanato. E allora Bennacchione lo vede come padre, amico, salvatore, e l'abbraccia, cioè nasce questo sentimento di grande intimità emotiva, emozionale, che queste due persone si incontrano. E mi diceva Bennacchione che Jorge gli dice: vorrei avere un figlio come te, gli dice, no? Ma appunto si incontrano nel carcere di Huelva. In che modo si incontrano? E che cos'è il carcere? Che cosa sono le carceri lì e qui? A Huelva e in Spagna in generale, cioè, nel libro racconta Bennacchione che quando lui veniva arrestato in Italia era costretto a fare le flessioni, a farsi ispezionare anche dietro in modo tale che le guardie potessero verificare che non avesse nulla di nascosto. E invece va in carcere in Spagna e si meraviglia perché nessuno lo ispeziona da nessuna parte, anzi gli danno le lenzuola pulite, gli assegnano una stanza, gli assegnano e lo introducono in un ambiente libero all'interno del carcere, senza custodi, senza guardie, senza nulla, dove la popolazione carceraria, i detenuti, si autodeterminano all'interno, fino ad arrivare a creare gruppi di studio, di lavoro, e infatti Jorge Leal appartiene a uno di questi gruppi. Lui ha portato all'interno del carcere di Huelva, ha portato la letteratura, la scrittura, e allora Bennacchione dice: lo frequento questo corso, e pensa un po' che cosa, anche Bennacchione da italiano, ma perché poi in pochissimo tempo lui si adatta, comincia a parlare in italiano, in spagnolo, e dice... E lui porta un corso anche lui all'interno, ed è un corso di preghiera. Lui fa il capo di quelli che praticano il rosario in carcere, no? Perché lui è molto devoto. E allora lui si sente protagonista di un altro tipo di corso. Va a fare il corso da Jorge Leal, dove lui è allievo, e dall'altra parte è maestro di spiritualità, no? È perché il carcere appunto permette questi incontri, perché essendo chiuso, ecco, dà la possibilità di aprirsi con le proprie possibilità di espressione, e quindi si diventa protagonisti anche all'interno. Allora è in questo incontro tra Jorge e Bennacchione che nasce la volontà di Bennacchione di raccontarsi, e di Jorge che gli dà le guide, dice: allora cominciamo a lavorare la tua biografia, e quindi cominciano a strutturare un piano di lavoro che viene interrotto perché Bennacchione poi viene dimesso dal carcere perché lui sconta la pena, ma è lieve, è marginale, ha fatto una rapina, è andata male, quindi prende un mesetto di pena, e poi dice: vabbè, italiano, hai finito, puoi tornare a casa. E la chiesa dice: no, perché voleva stare ormai lì dentro, perché stava bene, era libero, e poi se torna in Italia sono guai, perché era ricercato dappertutto, quindi perché lui ha commesso 40 rapine in pochissimi anni, a 38 anni lui, Bennacchione, cioè e quindi aveva quasi il timore di tornare a casa, c'era la moglie che l'aspettava, c'era tutto, sta per tornare a casa, per tornare dalla moglie, ma è più forte di lui, non ce la fa a tornare a casa, prima dice: vabbè, prima di tornare a casa andare a fare un'altra piccola rapina, ma lì viene preso pesantemente e ritorna in carcere, in isolamento, e tutto quello che è il carcere italiano gli ripiomba addosso. E quindi è lì che poi inizia la volontà sua di scrivere un diario, di questi quadernini che mi ha dato, sono 300, sono una ventina di quadernini, 3.000 pagine, dove lui con le guide, le istruzioni di Jorge,
inizia a scrivere questa storia, diventa un diario. E poi, appunto, io l'ho incontrato due Natali fa, e mi venne incontro perché avevo appena scritto il libro del ragazzo scomparso delle Marche, Roberto Straccia. E quindi, e allora ecco che c'era il discorso, lui si avvicinò a me perché venne toccato da quella scomparsa, perché anche suo fratello era morto nello stesso mare, 15 anni prima, nello stesso mare l'aveva perso. Allora disse, pensò che potessi farne un libro io, e pensò bene, perché lì per lì erano troppe, 3.000 pagine, perché poi io insegno, faccio altre cose, ma io non posso leggere tutte queste cose, mi sembrava. Però appunto poi la vita degli altri neanche la scegliamo, è lei che ci sceglie forse, e quindi si intromette. Beh sì, sono peraltro, insomma, questa qua è una vicenda sì. Che si concentra in un diciamo pugno di anni, in una manciata di anni, poi è un sembra una biografia di una persona di un'età, e invece insomma è un uomo giovane ed è densa di spunti obiettivamente letterari, perché oltre diciamo alla drammaticità, insomma, della cosa, che ovviamente da sempre è di per sé già un modo per far scaturire emozioni tramite la letteratura, appunto ci sono anche degli amori che si avvicendano, degli amori in qualche modo che hanno e che vivono varie donne, e che vivono questa tara in qualche modo di questo alter ego che alla fine un po' rovina tutto. Ogni volta c'è sempre questa doppia personalità, se così vogliamo, che ferma ogni ipotesi di felicità, anche dal punto di vista emotivo. Sì, ma la vita sì, non è problema anche della donna, ma la sua vita è proprio fatta di legami interrotti, di bene interrotto, no? Di scambio di bene che viene interrotto nel fluire dall'uno nello scambio. Se non fluisce, il bene è sempre a senso unico, nella vita di Pennacchione, nella vita di chi si trova poi nella gabbia dell'illegalità, perché appunto deve interrompere qualcosa, non può sviluppare fino in fondo. E il primo bene interrotto è quello col padre. Infatti la prima volta che viene messo in prigione, lui piange, ma non tanto per quello che ha fatto, perché anzi fa anche ridere quello che ha fatto, lui è anche spiritoso anche con i carabinieri quando non viene arrestato. Però piange quando pensa al padre, che cosa dirà di me, che cosa penserà di me, che cosa l'ho tradito, no? Perché era un contadino, il padre era molto legato a... Sì, credo che avesse delle vigne, delle vigne. E in qualche modo l'aiutava anche la madre, aiutava appunto il padre in queste vigne, poi la madre ha dovuto in qualche modo smettere di lavorare, di aiutare il padre perché è stata male, e quindi in qualche modo, in qualche periodo ha aiutato anche lui, insomma, questo ho letto. Sì. Infatti poi c'era anche il malore, poi era un tumore, quindi c'era anche la possibilità che fossero i fertilizzanti usati dal padre, quindi sì, la madre poi anche lei un po' si è allontanata. Sì, e quindi sono questi, e quindi c'è, ma quando lui pensa al padre, quando Pennacchione è in carcere pensa al padre, ma lui ne pensa, cioè piange, perché ne pensa con grande commiserazione, si commisera, no? Dice, ma com'è possibile, come ho potuto fare questo? Oppure quando ha sprecato tutti i soldi, ha fatto rapine, quando la padre gli chiede 500 euro, quando il padre era al gelo a mettere a posto i tralci nei filari, e lui gli chiede 500 euro, al padre glieli dà e lui se le va a giocare in un secondo. Quindi, sì, è una cosa veramente... Vai, continua. No, l'amore che dicevi, l'amore... Cioè, poi lui perché lui è integro, genuino, semplice. Lui poi entra in carcere e chi fa? Va lì, perché lui è così anche nella vita. Entra anche nella vita del carcere, perché lui è molto espansivo, cioè lui cerca proprio il rapporto umano, lo vive intensamente. E va lì e trova Grazia, la prima donna. Ed è una che lavora in carcere, la cuoca. E lui tanto fa, tanto dice, fino a quando gli rivolge la parola. E poi nasce tutta una storia lì, e lì nasce il carcere, lì c'è la dinamica anche del carcere. Nasce la storia che alla fine lui ha un permesso, si incontrano con questa ragazza, poi lui esce anche dalla carcere, però va a fare le rapine, quindi la ragazza la tradisce comunque, la tradisce bugie, le solite storie.
Allora, quando scoprono che lui è al mare con questa cuoca del carcere, allora le guardie che prima gli volevano bene perché lui non è un criminale, lui è solo disperato, insomma, fondamentalmente nel carcere, allora non gli devolgono più la parola perché vivono quasi questo senso di inganno anche, siccome ci hai tradito, tu vai, frequenti la cuoca e quindi hai eluso il nostro controllo, no, fondamentalmente, quello che vivono. C'è questi rapporti stranissimi, cioè anziché preoccuparsi che gli manca un affetto, cioè si preoccupano che li ha traditi perché loro devono fare la sorvegliante e lui deve essere sorvegliato, quindi ci ha fregati, pertanto se non sei giusto, non sei buono, no, ho la pennacchione, quindi dice, ma io non volevo fregare voi, perché dovevo fare in questo modo, perché dovevo trovare il modo. E alla fine la ragazza perde il posto di lavoro perché non poteva frequentare Pennacchione, sai che è un'assurdità. Mentre in Spagna addirittura i detenuti avevano la possibilità di incontrare le mogli, le fidanzate due volte al mese, ogni due settimane, si incontravano. Pennacchione, perché in permesso, quindi comunque ritenuto idoneo all'uscita dalla carcere, frequenta la cuoca del carcere perché ha avuto lì l'occasione di incontrarsi, cioè non può frequentarla, tanto che l'altra perde il posto perché ha ingannato la sorveglianza, insomma, cioè una storia veramente, è una storia italiana, Gianni. È una storia italiana, è una storia che appunto, proprio perché è una vicenda, diciamo, che prevede, che contempla e che parla della vita in senso proprio di questa persona per questo periodo di anni in modo totale, e contempla anche appunto questa serie di inserti, quindi ci stanno gli amori, ci sta la questione giudiziaria, ci sta questo alter ego fortissimo, c'è la patologia e c'è anche la realtà carceraria di cui ci siamo interessati anche come radicali più volte, con queste finestre e che sono anche comparative tra una situazione carceraria in Spagna, dove addirittura ho letto previsto anche un sussidio alle persone che escono dal carcere fino a un certo punto, di 500 euro se non sbaglio, no. E la situazione invece carceraria italiana, che come sappiamo è sicuramente più abbrutente e più mortificante, e in qualche modo taglia un po' le gambe a quelle che è la mission, come sappiamo, della pena detentiva, che secondo la Costituzione dovrebbe essere volta al recupero della persona, del detenuto, e quindi al reinserimento sociale. Quindi, insomma, questo è anche un libro che possiamo dire radicale, insomma, a tutti gli effetti. In effetti è così. Ma vabbè, poi entriamo nel politico, ma i radicali potrebbero essere anche la poesia di Leopardi, potrebbe essere un po' radicale, nel senso che i radicali si occupano della vita, no? Non sono dei politici in senso molto ampio, no? E quindi certo. E quindi, però certo, tematiche come queste sono proprio prettamente. Però sì, infatti, quindi c'è questo sfondo di argomenti sociali, attuali, politici, ma con questo tono letterario, ecco, questa è la caratteristica di questo libro, cioè non è, appunto, si legge come un romanzo. E sì, non romanzo. È un noir, certo, non è un noir, non è una... No. Sì. No, ma tu pensa che Pennacchione alla fine, mi ha detto, poi ho saputo da altre persone, che Pennacchione adesso, quando l'ha letto, si incuriosiva perché lo viveva come un personaggio, diceva, ma sai che a un certo punto mi è piaciuto questo? Perché sì, perché lui era dentro un'altra storia, cioè si riconosceva se stesso, però riconosceva il personaggio, quindi riconosceva anche gli errori. Ecco qua, certe volte la scrittura, no, cosa fa? La scrittura è uno specchio, non è autobiografica, è uno specchio per anche per chi è coinvolto. Certo, certo. E infatti certo. Pennacchione si è rivisto in un altro modo, dice, ma è assurdo, ma guarda, e poi mi dice, diceva a questa persona, mi è piaciuta quella parte dove l'autore ha descritto, no, parlava di un'altra cosa, non parlava di sé, e questo è straordinario secondo me, e quindi non so se devo commentare questo. No, volevo farti un'altra domanda. Il periodo, diciamo, in cui si svolge questa vicenda più o meno è a cavallo tra gli anni 90,
80, 90, 2000, insomma, più o meno. Ed è il... Perfetto. È il periodo, tra l'altro, del passaggio in Italia dall'euro, dalla lira all'euro. E questo fenomeno, appunto, della ludopatia, che è un po' un fenomeno che c'è sempre stato, solo appunto che in altri tempi aveva una metodica diversa, perché c'erano altre cose. Io ricordo benissimo di persone che letteralmente si rovinavano per il gioco del lotto e così via, perché all'epoca c'era il lotto, oppure le scommesse ai cavalli, che sono stati un classico, il casinò o il totocalcio clandestino, il picchetto si chiamava. E quindi in questo caso è un binario tradizionale della ludopatia, cioè quello che è la vita del malato, appunto, di gioco d'azzardo, insomma, patologico, si divide, appunto, questa vita si divide tra le corse dei cavalli e il casinò, che sono i luoghi dove questa in qualche modo fauna umana, in qualche modo sempre più o meno le stesse persone, sono sempre gli stessi, in parte anche malati, appassionati e così via, si ritrovano, e in questi viaggi, che poi sono descritti, praticamente si fa un viaggio in un posto perché c'è una corsa, e poi dopo si fa contemporaneamente, si prevede che poi il giorno dopo si sta a 50-100 km dopo perché c'è un'altra corsa, quindi insomma tutta una programmazione per dare sfogo in qualche modo a questo alter ego che dà evidentemente, che ha una forza fortissima. Oggi probabilmente questo tipo di patologia, la ludopatia, presenta delle caratteristiche sì estrinseca, con delle caratteristiche un po' diverse, sappiamo e leggiamo, ci sono le slot machine, insomma, metodi magari forse un po' più anche semplici, da non bisogna più andare ai casinò, ai corse dei cavalli, magari in certe bische clandestine o le agenzie di cavalli o agenzie di scommesse e così via, è molto più semplificato. Ecco, tu che idea ti sei fatto di questo problema? Perché poi parliamo sempre anche con un occhio un po' radicale, parliamo chiaramente di una patologia, ma sullo sfondo c'è anche il proibizionismo, che è stato spesso posto come proposto, come soluzione, che invece spesso ha incentivato ciò che era proibito. Ecco, tu che idea ti sei fatto? Sì, ma vedi, oggi ero in giro qua a Milano e vedevo, c'era un signore, cioè in centro al Duomo, c'era un signore con il bancomat, una macchina, una slot machine. Cioè, vedevi questo pensionato che era lì. Io che idee mi sono fatto? L'idea che ci si fa di fronte a queste situazioni è che veramente è gestita come un racket. È così, è in mano al racket tutto questo, è in mano a criminali, secondo me, che rendono vittime i più deboli, fondamentalmente. E quindi era molto più interessante forse la vita di Pennacchione, che correva a destra e a sinistra, che questi, cioè un pensionato che ha 600 euro di pensione se la butta lì dentro, è veramente molto triste. Quindi questa è l'idea che posso farmi come scrittore sul proibizionismo. L'antiproibizionismo, i discorsi sono un po' più ampi, no? Sono un po', allora lo Stato dovrebbe fare una serie di interventi nell'ambiente, non certo può fare, può condonare a chi gestisce le slot machine non so quanti erano i milioni di euro che devono dare, quindi sì. È gestito come un racket il sistema, quindi questo è il concetto, e non va bene perché incide veramente sulle povere persone. Cioè, il pensionato col bancomat a me fa impressione. Pare che ci sia proprio una predisposizione nel momento in cui si è più vulnerabili da un punto di vista economico, e quindi spesso di conseguenza anche emotivo, anche psicologico, anzi è più vulnerabile a cadere in questo gorgo di dipendenze, che poi in realtà è una dipendenza come tante altre dipendenze, come la droga, come tante altre, insomma, proprio per una incapacità di autocontrollo. Questa è una vicenda su cui in Italia molto si parla, e non so se si troverà una soluzione. Ci sono alcune limitazioni che si vogliono mettere adesso, la maggiore età, certi ambienti che sono
un po' anche appartati, chiusi. Io ho idea, mi sono fatto idea che la clandestinità, cioè la questi ambienti sono un po' come adesso, nonostante sia cambiato i periodi, perché sono appunto ci sono le come si dice, le slot machine, varie facilità, vari altri nuovi modi per giocare e così via, rispetto al passato hanno una cosa, un filo conduttore, che sono ambienti in cui in qualche modo sono occultati e semi clandestini. Cioè, come la bisca di quando ero, mi ricordo, giovane io, che erano ambienti un po' brutti, si fumava, erano proprio brutti anche a vedersi, non c'erano insegne, eccetera. Questi ambienti sono ambienti, oggi sono negozi, sono gli unici negozi, per esempio, che hanno le vetrine completamente oscurate, perché evidentemente non bisogna vedere dentro, non so se è una prescrizione. E io penso che in qualche modo questo alimenti una clandestinità, per cui la persona che ha questo problema, quando entra, varca quella soglia, in qualche modo entra in una dimensione diversa, si sente vicina a tutte persone che in qualche modo condividono quella sua passione o patologia, e non trova più il modo per neanche l'ipotesi di potersi controllare, proprio perché sono completamente chiuse e oscurate. Un po' come erano una volta i cinema a luci rosse, insomma, ecco, per dire. Ma infatti, secondo me, mentre Pennacchione è malato, perché Pennacchione sceglieva appunto di andarsi a consumare in una notte 300.000 euro, cioè in una sera, lui, e quindi perché l'impulso era quello. Adesso queste situazioni creano, non malati, creano persone normali dipendenti da queste situazioni, perché appunto il vecchio che col banco ma pensa di guadagnare 10 euro, fondamentalmente che pensa di guadagnare uno che gioca la slot machine e gratta e vince 10.000 euro. Pennacchione parlava di 10.000 euro, lui in mezza giocata se li faceva fuori. Cioè per lui i soldi non avevano nessun valore, ecco la malattia qual era, la malattia del gioco. Cioè per lui aveva valore il gioco, e quindi che faceva? Appunto, non gli interessavano i soldi. Invece qui adesso è un mercato dei soldi, dove appunto uno a 3 euro pensa di rifarsi qualcosa. Ma fondamentalmente è un gioco perdente, perché appunto chi va lì non ha speranze, non ha nessuna speranza di potersi arricchire. Certo. Ma si può pensare che tirando una leva con le tre ciliegie o i tre meloni sallinei, no, le possibilità di vincita sono impossibili, cioè, matematicamente impossibile la vincita, no? È una follia. Sì, no, certo, non è mai un gioco a somma zero, poi alla fine c'è no, sempre un danno no, nei confronti, certo, dell'utente, dell'avventore. E Antonio, io andrei in chiusura, visto che abbiamo fatto già più di mezz'ora. Io volevo soltanto chiederti adesso dove sta Paolo Pennacchione e come sta, se ne hai notizia. No, sì, certo. Paolo Pennacchione è in carcere ad Ancona, è contento di questo del libro che abbiamo fatto. So che, perché poi nel carcere io ho fatto anche il camorrista, ti ricordi l'ultima volta? Sì. Il libro sullo camorrista, che è lo stesso carcere, perché poi ne conosciuti quella volta che sono andato lì. E so che quando poi esce un libro di questi personaggi, diventano personaggi, il camorrista a firmare le copie, mi dicevano, no? E anche Pennacchione adesso è un personaggio che si sente protagonista della storia, firma le cose, lo riconoscono in questo ruolo, no? di letterato, insomma, diciamo così. E lui spera, come è successo per Jorge era in carcere, era un grandissimo scrittore che è anche tradotto in Cina, in Polonia, in Russia, quindi lui spera di fare un grande successo, di avere un grande futuro come scrittore, io glielo auguro sinceramente, e quindi so che è contento. Vive la condizione da detenuto, però ecco queste cose sono importanti, sempre nel discorso politico, se queste cose gli danno quella speranza che era smarrita. Lui con quest'idea ha ritrovato il piacere di incontrarsi con gli altri, di discuterne, di sentirsi vivo, un po' questo. Gli auguriamo ogni bene, speriamo appunto che una volta uscito, insomma, possa mettere a posto la sua vita e intraprendere un percorso sicuramente meno autodistruttivo. Antonio, io ti ringrazio ancora
per essere venuto qui su Libri TV a parlarci di questo libro e saremo disponibili ovviamente a parlare delle altre storie di vita che scoprirai e che porteranno sicuramente alla ribalta altre vicende più o meno oscure della personalità umana. Senti, lascio a te le Grazie. parole per chiudere. No, non ce ne sono se non ringraziarsi. In effetti, le chiusure sono sempre dei ringraziamenti. Quindi, io ti ringrazio per lo spazio, per questa possibilità, perché poi si scrive un libro anche per parlarne. E questa è l'occasione migliore. Quindi, per questo, il ringraziamento non è una formalità, è una conseguenza di un comportamento leale, libero, appunto. Vero, sincero, quindi io vi ringrazio e lo stesso augurio anch'io faccio appennacchione di una vita futura bella, più o meno come la nostra, per modo di Perfetto, dire. allora grazie ancora a Antonio Derrigo, rapinatore per gioco a Nordest Edizioni, la collana e biografie conto corrente. Grazie ancora e io do la linea alla regia. Grazie, arrivederci, ciao.